I don't want to set the world on fire. Aiuto! Se prova a scappare, uccidilo. Devi essere piuttosto forte per arrivare fin qui. Oh, cacchio. E tu chi saresti? E tu chi saresti? Mi chiamo Slag e questi sono i forgiati. E tu hai dimostrato di avere le palle. Mi piace. Vedi, Jake, ecco qualcuno che potrebbe valere il mio tempo. Non come te. Mi uccideranno. Ma ti ho portato tutto quello che avevi chiesto. Rubare alla tua famiglia non significa essere forti, ragazzo. Anche se questa splendida spada che hai portato mi mette abbastanza di buon umore. Ti darò un'ultima occasione per dimostrare quanto vali. Uccidi il prigioniero e dimostra di non essere completamente inutile. Avevi detto che avremmo fatto incursioni fuori dal Commonwealth. Queste persone non sono una minaccia. Dimostrami che sai uccidere. La sua vita o la tua. Oddio, che faccio, che faccio? Bravo, pirla. Ti prego, lasciami andare. Allora, cosa scegli, Jake? Vattene, Jake. Non sei tenuto a farlo. Ma se non lo faccio, mi uccideranno. Che mi dici della tua famiglia? Che è questo che vorrebbe forgiarti. Pensavo che mi odiasse. Ti ha davvero chiesto di cercarmi? Sì. Sì, è testardo. Ma secondo me vuole che ti riporti indietro. No, non è vero. Okay. Mi ha detto di non tornare mai più. Ecco, ho fatto ciò che avevi chiesto. Dio, sto per sentirmi male. Bene, ora uccidi anche l'ospite. Dio fa, Jay. Non sono equipaggiato per questa cosa. Oddio, allora, ok, calma. Bistecca, grazie. Allora. Buffato. Calma. Resistenza ai sogni e debolezza. Mio. Allora. Day Tripper, ok. Dirty Bushlander, ok. Poi ho bisogno di roba buona. Jet, ok. Nuka Sherry, un po' più di punti mi servono. Un po' di Psycho, un po' di Buff Out. Abbiamo altro? XL, vai. Vodka e whisky. E un fucile d'assalto. Oddio. Inventario. Provviste di nuovo. Salve regina di Mirlo. Buff Jet. Ok. Può restare morto, grazie. Slug. Non credo proprio. Chi altro c'è? Vieni qua. Ciao. No? Ok. Grazie. E questa è una spada antica del... Vabbè.
Ok. Chiave del tetto di Saugus, grazie. Ragazzi, oh, quanto mi è piaciuto. È da rifare un giorno. E vediamo un po'. Ce l'ho fatta. Ok. Allora, deboli. Finora solo reclute deboli si spezzano invece di affilarsi. Se non troviamo di meglio potremmo dover abbandonare l'operazione del Commonwealth. Progressi, ho incontrato i nostri vicini, si fanno chiamare Gunner, più forti, più svegli. Ne ho convinti alcuni a tentare le prove, sono passati, adesso sono diventati forgiati. Allora capito cosa non è piaciuto, c'è stato del sangue, ma quando hanno visto la nostra tenacia hanno scelto di negoziare. Saggi, adesso tutti parlano della banda che ha battuto i Gunner. Tante nuove reclute, dopo tutto è probabile che rimarremo nel Commonwealth. Materiali. Le spedizioni di rottami da Duinci Borre sono interrotte, ho mandato Ben a fare luci sulla situazione. Jake, un altro candidato imperfetto, cerca di corromperci, ma la lama che ha offerto è davvero notevole. Gli concederò le prove, anche se fallisce mi resterà qualcosa di valore. Per Jake. Bosco, lunatico eliminato, forse gli abitanti del Commonwealth sono più duri di quanto pensassi. Corvega, Jed e i suoi sono morti. Che sorpresa, scommetto che non era abbastanza sobrio da godersi lo scontro. Ok. Allora. Oh. Ottimo. È il momento di lootare questo. Oh. E a che serve questo? Ok, spero che non stia per esplodere tutto. Comunque. Olonastro di Jake. Già. Sentiamo un po'. Daniel, questa volta sono davvero nella merda di Bramino. Mentre eri a Bunker Hill con la mamma, io e papà abbiamo litigato. Sì, lo so, niente di nuovo sotto il sole. Però ti assicuro che questa volta siamo andati fino in fondo, Dan. Quando gli ho detto che volevo unirmi ai forgiati della fonderia, beh, sai com'è papà. Un figlio di Abraham Finch non diventerà mai un predone della malora. Unendomi a loro, per quanto mi riguarda, tu non esisti più per me. Qui tengono dei prigionieri. Adesso voglio soltanto tornare a casa. Già. Però la prova l'hai fatto lo stesso, genio. Quanta gente. Vabbè, ragazzo, mi spiace per te, ma è andata come è andata. Ora però davvero voglio di andare sul tetto io. Già. Vediamo un po' se riusciamo ad andare sul tetto. Forse era meglio usare la Magnum. Allora. Ci sarà ancora gente sul tetto che ci aspetta? O no? Tum tum tum. Ok, quindi più in su di così non posso andare. Ottimo! Dobbiamo letteralmente tornare completamente indietro. Wow! Ok. Allora. Ho lootato, credo, ogni singolo oggetto presente in questo seminterrato. E ho piazzato tutto qua dentro.
Credo che ci sia un buco nero in questa scatola di munizioni. Comunque, ho anche riparato parzialmente la nostra armatura. Abbiamo di nuovo le nostre gambe, quindi dovremmo essere abbastanza efficaci, per così dire. Perché è il momento di andare sul tetto, dove sicuramente ci sarà ancora qualcosa. Vediamo un po'. Allora, ho veramente ucciso tutti prima ancora di salirci? Non mi convincete, ragazzi. Basta così. Lo sapevo. Dove sei, tesoro? Indietro! Dove sei? Non la vedo. Non un altro passo. Oh, sei là sopra. Ok. Capisco per quale motivo non sono riuscito a farti saltare per aria. Via di qui, muoversi. Ok, me ne sto andando, tranquilla. Indietro. Hai visto come... Oddio. Già. Mi spiace. Fino a un certo punto, devo ammetterlo. Wow, tesoro, datte una armata. Ok, definitivamente ti devo... Oh, e la testa salto. La 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 la. Ok, siamo nascosti perché immagino non ci sia più nessuno da cui nascondersi. Ho questo presentimento. Oh 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 oh. Ok, fibre ottiche. Ok. Oh, qualcuno sta facendo andare la radio. Che gentile da parte. Oh. Ah, quindi questo è il... Morirete nel forno. Ah. Capisco. Mi piace dirvelo, ma non posso ascoltare troppo questa magnifica musica. Purtroppo. Ed è un peccato perché sono canzoni bellissime, ma non posso proprio. È dura la vita del Westlander. Allora, vediamo un po'. Abbiamo davvero ripulito tutto? Seriamente? Tutto ripulito come si deve. Vediamo un po'. Oh, ecco a chi stavano sparando. C'è gente che ci... C'è gente che ci sbircia, a quanto pare. Ok, grazie. Già. È un po' triste.
spiace, ma il ragazzo ci si è voluto infilare e ha anche continuato a dargli retta, quindi non c'è molto che potevamo fare per lui. Ormai aveva deciso la sua strada. E purtroppo era quella sbagliata. Non tanto perché avesse deciso di uccidere le persone, ma perché tanto perché ha poi deciso di uccidere noi. E non è proprio l'idea migliore che, che avesse potuto avere, eh? C'erano definitivamente idee migliori che poteva seguire. Ora dubito fortemente che ci sia qualcosa qua per noi. Infatti non ho nessuna intenzione di provare a fare quel salto, ma proprio nessuna. Assolutamente nope. Ora vorrei tanto riuscire dalla porta da cui sono entrato, cioè rientrare dalla porta da cui sono uscito per essere più preciso. Però sì, abbiamo fatto proprio tutto qua. Non c'è nient'altro che possiamo fare. Zero completo. Sì. Definitivamente. Si stanno sparando fra di loro o stanno sparando a qualcuno? Ora sono curioso. Quelli forse sono Minutemen, ma non ne sono sicuro. Lasciamo che si divertano. Se sono Minutemen devono farsi le ossa sti ragazzi. Mica possono sempre contare su di me. Come faccio? Oh, eccola qua. Sì. Ok. Mi sembrava di essermi dimenticato qualcuno. Tranquillo. Ti alleggerisco dei tuoi fardelli. Allora, abbiamo scorte da riunire e salvage beacon da usare. E vai. Ok. E un altro luogo è stato svuotato dei suoi problemi. Ora, quello che dobbiamo fare è semplicemente tornare alla nostra fattoria da questa parte, in modo da avere un nuovo amico. E mi dispiace tanto per suo figlio. Ma ahimè, la vita non è sempre rose e fiori, dico bene? Già. Ora, stiamo andando nella direzione giusta, perlomeno? Assolutamente no. Mi sembra giusto. La direzione giusta è questa. Che è giustamente quella da cui siamo arrivati. Allora. Padre di quel ragazzino che ho ucciso con le mie mani. E probabilmente eviterò di dirti questo piccolo particolare. Sappi che ci sono ancora dei rider da quelle parti e andrò a trovarli molto presto. Ma per ora potreste dichiararmi la vostra lealtà. Ah, ok, sono stato io. Non mi ricordavo. Hello. Salve, Abram. Hey. Hai trovato la spada del nonno? Sì. Eccola qui. Sì? Beh, è magnifico. Tu... Già. Hai... Cosa è successo con Jake? Ha davvero importanza? Ha davvero importanza ormai. No, immagino di no. Tieni, è quanto avevamo concordato. Tieni pure la spada. Devo lasciarmi questa storia alle spalle e mi ricorderebbe okay. Di lui. Ok.
Jake è sempre stato un ragazzo solitario. Dovevo comunicare di più con lui. Voglio scambiare alcune cose. Certo. No, non è vero. Forse sì. Ok. Ho un po' di merce allora, da vendere, quindi... se ti interessa. Oh, davvero? Vuoi comprare? Daniel? Vendere? O sei qui solo per ammirare la collezione di... No, no, cosa puoi darmi, ragazzo? Mi piacciono i carichi. Il cemento, fertilizzante, tessuto. Ok, mi piaci, ragazzo. Quindi ora posso costruire. E posso ripulire. Oh, mamma mia, questo posto ne aveva davvero bisogno. Allora, vediamo un po'. Guardate quanti rottami da eliminare. Oh, ok. Ragazzi, ci vorrà un po'. Ma non preoccupatevi, tutto finirà benissimo. Andate tranquilli. Oh, che bello. Oh, sì. Forza. Poi? Non è un granché questo, questa proprietà, Non che ce l'abbia con voi, assolutamente. Voi siete fantastici. Però, ammettiamolo. Potreste fare di meglio, Forza, forza. Allora, non credo di poter eliminare completamente questo. Lo posso capire benissimo. Ma direi che qualche muretto servirebbe, no? Qualche muretto in più in questa zona. Sono abbastanza sicuro che farebbe comodo. Allora, pardon. Ok, così forse va meglio. Ok. Ah, vedi, allora si riesce a fare qualcosa. Legno, legno. No, questo non si tocca. No. Ok. Questi sassi su cui non si può riciclare assolutamente nulla. Riciclare, non si può coltivare assolutamente nulla. Risolviamo così il problema. Ok, no, 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 sì. La casa principale la lasciamo. Sono sicuro che i proprietari ci tengono e non mi sembra il caso di spodestarli a questo modo. Assolutamente. Ma direi che abbiamo tolto quasi tutto. È un pochino frustrante il fatto che non abbiamo accesso all'acqua. No, questa è acqua. Ok, abbiamo accesso all'acqua. Ok, ok. Allora, andiamo un po'. Gabbia non mi sembra il caso. Abbiamo praticamente nulla. Mi interesserebbe poter fare qualche munizione. Eccola qui. E non abbiamo i materiali necessari. Ahimè. Ahimè, no. Però... Però allora, allora
Non mi ricordo assolutamente più come si fa a imporre gli scambi. Ok. Potrebbe diventare un problema. Decisamente. Un problema molto grosso. I don't want to set the world on fire.